Benvenuti. Mancano solo due gare prima della sosta invernale per Samuel e compagni. A pochi minuti dal termine del match contro il Casumaro, Samuel ha subito un brutto infortunio che l'ha costretto a uscire dal campo. Brutta tegola per Mr. Fanti. Riuscirà Samuel a rivedere il campo prima della pausa? Scopriamolo. Ci mettiamo un pochino di più a recuperare. No. Sì. Quante partite avete ancora prima della questo? Due. No, non mi dica così. Dunque non essere. Questo sono informazioni del tendine. Tutto si calmo fasciato. Sì. Quasi ingessato. Sono infiammati tutti i tendini di flessore. Hai avuto traumi in passato? Leggeri, non niente di così grave. Ok, questo è il profilo del malleolo. Sì. Vedi qua che cosa fa? Qui qualcosa, secondo me, almeno che non sia qualcosa di vecchio, ma sembra più qualcosa di recente. Anche perché se quello fosse così, poi hai trattato. Hai fatto un bel trauma, dice. Cioè, ah, sì. Hai fatto un bel trauma. Si vede. Però il trauma è importante, diciamo. Ragazzi, purtroppo, come avete potuto notare, non è la mia caviglia, non è del tutto a posto, perché appunto c'è il legamento che si attacca al malleolo che sembrerebbe essere in piccola parte distaccato. La dottoressa ha detto che sicuramente per questa domenica io purtroppo non ci sarò, però mi ha prescritto appunto di fare i raggi e speriamo che non sia nulla di grave e auguratemi in bocca al lupo. Ospedale di Bazzano. Cos'è che sono? Cioè, sono rotti? Frammento osso calcifico, ai margini corticali. Sono rotto? Cos'è che si è rotto? In zona del malleolo, una decenza del malleolo da correlare con la... Ma cosa hai fatto? È a calcio. Giocando a calcio? Sì. Ah. E quindi quanto devo far fermo? Ah, questo adesso bisogna farlo vedere poi lo specialista, l'ortopedico, capito? Adesso noi te lo blocchiamo. Io? Sì, io assolutamente pazienza. Finché si hanno notizie buone, assolutamente. Cioè, faccio un attacco. Subito. Chiede di fare un attacco. Perché così vede meglio, perché ha un dubbio anche lui. Quindi okay. Onde evitare di mandarla di là, magari se l'attacco è negativa è solo una distorsione. Ok. Ascolta Samuel, te hai avuto delle fratture in passato? Allora, c'è un piccolo frammentino di osso che però non sembrerebbe essere una cosa recente, sembrerebbe essere un esito di una vecchia frattura, ok? Cioè, se fosse una frattura recente salteresti da mano, ecco. Allora, una settimana di riposo, quindi la prossima domenica non fai la partita. No? No, ci metti il ghiaccio. Riposo, con la
grazie mille. Ragazzi, sono appena uscito dall'ospedale dopo appunto 3 giorni intensi in cui ho fatto avanti e indietro tra centri privati, ecografie, fisioterapista, e finalmente sono andato dall'ortopedico e mi ha detto che dai raggi fatti vi si evidenziava una piccola area, un mini frammento di osso staccato, e che però non risulta un qualcosa di nuovo, e quindi sicuramente sarà stato dovuto a un trauma che avevo già subito, tant'è che appunto mi ha chiesto se mi ero già rotto la caviglia e ho confermato che mi ero già rotto la caviglia quando ero molto più piccolo, e quindi secondo appunto i medici sarà dovuto a quello, anche perché se mi fossi realmente poi rotto quel frammento sicuramente non camminerei, e quindi questo è stato un po' l'esito. Sicuramente ho i legamenti un po' più deboli e un po' malconci. Dovrò aspettare una settimana abbondante, ma quella dopo ci sarebbe l'ultima giornata di campionato e poi dopo ci sarebbe la sosta. Vediamo un attimino se riuscirò a recuperare per l'ultima giornata di campionato oppure non ce la farò. Però speriamo bene, farò di tutto per recuperare, penso sia l'ultima giornata, e quindi forza MSP. Eccoli. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ragazzi, oggi è domenica, abbiamo un'altra gara sempre in casa dopo una settimana veramente tosta, carica di emozioni, di fortune, sfortune. Siamo arrivati a domenica. Purtroppo ragazzi, molto probabilmente non sono riuscito a recuperare per questa gara, ma spero e ce la metterò tutta per recuperare per la prossima gara. Quindi ragazzi è così, io adesso sto andando alla partita, giustamente sto andando a sostenere i miei compagni, siamo abbastanza in difficoltà ragazzi, perché 2 sono ammalati, io purtroppo sono al momento rotto, diciamo, fuori uso, e l'altro centrocampista purtroppo era diffidato, ha preso una munizione domenica scorsa e quindi salterà la gara. Giochiamo contro una squadra, la Badese Sole Luna, che è una squadra che purtroppo non ha avuto un inizio di campionato brillante e quindi ha pagato molte partite. Speriamo di fare bene, io quasi sicuramente andrò in panchina a sostenere la squadra, farò il tifo, e allora andiamo a sentire il discorso del mister prepartita e ci immergiamo in campo, signori. A dopo. Giochiamo contro una squadra che è in difficoltà e comunque, come vi ho detto, è uno scontro diretto, perché fa parte di quel gruppo di squadre che non lotta per vincere il campionato, quindi o si lotta per vincere in questo campionato qua o si lotta per non andare giù. Le chiacchiere sono corte, quindi siccome il nostro obiettivo lo sappiamo tutti qual è quello di fare il meglio che si può, la partita di oggi è una partita che, se non viene interpretata nella maniera giusta, può essere pericolosa, perché sicuramente sulla carta abbiamo qualità in più, sicuramente, però non basta, non serve solo la qualità a giocare a calcio, serve la qualità che deve essere abbinata alla voglia, alla determinazione e alla grande voglia di ottenere il risultato. Bisogna essere aggressivi e mettere in difficoltà gli altri, perché gli altri con qualità inferiore, se vengono anche aggrediti, vanno in difficoltà. Forza ragazzi, bravo.
Benvenuti a tutti alla 14esima giornata del campionato di promozione. Questa volta l'MSP Calcio affronterà il Vadese Sole Luna, ultima squadra in classifica in promozione, mentre l'MSP è alla ricerca di questi tre punti per dare un po' di respiro a questa classifica e avvicinarsi alla sosta senza avere troppi problemi, perché infatti questa è la penultima giornata del girone d'andata. E allora comincia questa partita. Palla per Calamosca che la gestisce, l'ex dell'MSP Calcio che la scorsa stagione ha portato la squadra dalla prima categoria alla promozione. Bello il passaggio filtrante, sempre per lui, la conclusione è fuori, troppo angolata e non impensierisce il portiere. Palla per Luccarini, reduce da prestazioni immense nelle scorse giornate, poi Mazzetti in mezzo, c'è il colpo di testa, ma traina, traversa clamorosa. L'MSP si avvicina al gol dell'1-0 al sesto minuto. Ancora palla, sempre per lui, Luccarini. Va avanti, gestisce il pallone, poi il tiro da lì. Troppo alto. Luccarini sta dominando in questa partita, sempre pallone a lui. Adesso per Colace, prova a infiltrarsi, traina. La prende traina, cross in mezzo, Bartolini ci prova. Ma niente di efficace, ancora 0-0. Dal Monte gestisce il pallone, poi con il suo mancino magico pennella una traiettoria in mezzo all'area, il portiere esce, poi c'è Colace, murato, ma ancora palla in possesso dell'MSP con traina, va avanti, bravissimo anche lui a tenere il pallone, poi Fera con la passa in mezzo, ancora Bartolini di testa, miracolo del portiere, l'MSP ci crede, vuole trovare l'1-0. Palla ancora per Dal Monte, questa volta di destro, un altro grandissimo lancio filtrante per Mazzetti, c'è in mezzo Luccarini da solo, 1-0 MSP, ancora lui, l'uomo on fire dell'MSP, Thomas Luccarini che trova il suo quinto gol nel campionato di promozione, un esterno davvero incredibile con il numero 7 a rievocare il ruolo che faceva Cristiano Ronaldo all'inizio al Manchester United. Dopo più di 30 minuti finalmente l'MSP è riuscito a sbloccare questa partita. Recupera il pallone, poi scatta Colace, viene servito con il filtrante, Colace va in avanti, è davanti il portiere, non può sbagliare Colace! E la tira in altissimo, purtroppo l'ha colpita molto male e l'MSP non riesce ad aggiudicarsi il gol del 2-0. Il Vadese prova a farsi vedere dopo una mezz'ora di blackout totale. Ancora bello qui il passaggio, prova a crossarla in mezzo, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo, MSP Calcio 1 Vadese Sole Luna 0. Andiamo a sentire le impressioni di Samuel dalla panchina. Fine primo tempo ragazzi, direttamente dal campo. Allora, dalla panchina è dura, si soffre in panchina. Oltre a questo direi che la partita è partita bene, noi stiamo pienamente dominando, loro hanno fatto molto molto ma veramente tanta fatica a livello di gioco, noi abbiamo proposto di più, abbiamo creato molte più azioni da gol, tanti calci d'angolo a favore nostro e poi il gol di Thomas Luccarini. Ragazzi, Thomas Luccarini on fire, ha segnato lui, 1-0 per noi. Speriamo di fare un altro gol, fare altri gol e portarci a casa questi tre punti che sarebbero fondamentali. Iscrivetevi al canale, road to 300.000 iscritti. So che grazie a voi ci posso arrivare, basta solo un click, quindi fatelo. Detto questo, spero che il secondo tempo possa finire come nel primo tempo, ovvero vantaggio per noi, partita a casa e ci vediamo direttamente al secondo tempo. Si ricomincia con il secondo tempo. Palla che rimbalza lì, ancora Luccarini, incredibile, sta giocando una partita fenomenale. Poi c'è il filtrante per Colace, va avanti, anticipa il portiere, cade a terra e c'è il calcio di rigore per l'MSP che può portarsi sul 2-0. Andrà in classe 2005 dal dischetto, Dorbi spiazza il portiere con il suo mancino e va ad esultare con i suoi compagni, 2-0, meritato da parte dell'MSP che al 52esimo minuto può già chiudere questa partita. E qui Calamosca sconsolato va a mettere il pallone al centro dell'area. Attenzione, c'è un cambio, esce Colace ed entra Spinella.
Speriamo non sia successo nulla di grave per Colace. Colpisce di testa Norbi. Lucarini non ci arriva, invece sì. Palla adesso per Bartolini. Va avanti Bartolini, prova il filtrante per Traina. Gestiscono il pallone, poi ancora Norbi, può caricare Mancino. Debole, a lato, niente di pericoloso. Costruzione al basso da parte dell'MSP. Comastri serve dal monte con il Mancino, ancora un bellissimo filtrante in avanti. C'è Bartolini che la tocca, poi Lucarini prova di inserirsi, la passa di nuovo Bartolini e c'è il 3-0. Ma che azione da parte dell'MSP, grande calcio da parte della squadra di Coach Fanti, contentissimo per questo gol di Alfredo Bartolini, tutta la squadra ad abbracciarlo dopo un po' di mesi di infortunio. Finalmente è ritornato in campo in pianta stabile e segna un gol molto bello. Intanto qua Samuel che sta esultando, ma probabilmente non ha visto il gol di Bartolini perché era impegnato a guardare Marocco-Portogallo al telefono. Qui c'è un altro cambio da parte dell'MSP Calcio. Esce l'autore del secondo gol, ovvero Norbi, ed entra al suo posto il numero 13, Armaroli. Spinella sulla fascia sinistra. Licciardo prova lo scatto, viene servito sul filo del fuorigioco. Licciardo, il portiere accenna ad uscire e la butta via, ma attenzione, c'è Traina con il pallone, può provare il tiro da lì, Traina all'incrocio, miracolo del portiere, ma che tiro da parte di Traina. MSP vicinissimo ad un gol pazzesco. Nel frattempo altro cambio e standing ovation per Thomas Lucarini, che ha sbloccato questa partita, e al suo posto entra il numero 17, Mazzocchi. Intanto qui Samuel che sta ancora guardando Marocco-Portogallo dal telefono. Spinella alla fascia sinistra, punizione con il Mancino, la palla viene spazzata via, il Patese recupera il pallone e può avanzare ma perde il tempo. La difesa dell'MSP si è riassestata, ancora palla per il Vadese, però con il pressing Traina riesce a far perdere l'equilibrio il giocatore del Vadese, poi recupera il pallone Traina, va avanti, la passa per il subentrato Armaroli, carica al destro, lento e semplice centrale per il portiere Calamosca, l'appoggia indietro per il compagno. Il Vadese è alla ricerca almeno di un gol, prova a costruire questa azione con il Mancino, tiro innocuo. Prova ancora l'MSP che sta proponendo un buon calcio, un bel gioco, bello qui Traina per Licciardo che trova Armaroli, va avanti, la passa in mezzo, c'è Mazzetti, ha il controllo, la sposta sul sinistro, Mazzetti, parata, e viene spazzato via il pallone, Licciardo non è riuscito ad arrivarci, qui Spinella con un controllo di classe, l'MSP ancora il pallone, va avanti Armaroli, può costarla in mezzo, c'è Licciardo di testa, ha provato a rifarsi da prima ma niente, ormai siamo agli sgoccioli, Armaroli la butta in avanti e l'arbitro fa il triplice fischio e finisce qua la partita. MSP Calcio vince in scioltezza 3-0 contro l'ultima in classifica, il Vadese Sole Luna, tre punti fondamentali di cui il coach Fan è molto orgoglioso. Intanto Samuel va dai compagni a congratularsi per l'ottima prestazione. Easy win! Andiamo Kiki! Andiamo Kiki! Andiamo! Ragazzi, un'altra partita è andata, penultima partita del girone di andata. Prossima settimana, grazie a questa magnifica vittoria per 3-0 contro la Vadese Sole Luna, siamo in classifica attualmente messi, diciamo, abbastanza bene per quelli che sono i nostri obiettivi. Abbiamo raggiunto il tetto dei 20 punti, speriamo di farne altrettanti anche nel girone di ritorno. La partita l'avete vista com'è andata, io purtroppo non sono sceso in campo. Per fortuna la squadra, anche senza... comunque sia senza pesanti tra virgolette, perché tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile. Questo è il calcio dilettantistico e funziona così.
La squadra ha girato molto bene, hanno giocato bene i ragazzi, un risultato che ci sta, abbiamo dominato 3-0, gli altri non hanno varcato diciamo più di tanto la metà campo, squadra molto molto in difficoltà, forse la squadra più in difficoltà che abbiamo incontrato fino adesso. Hanno fatto gol i nostri 2005-2004, molto giovani. Detto questo ragazzi, un altro episodio si è concluso, speriamo nella prossima che io possa ritornare in campo a dare una mano, una grandissima mano alla squadra. Purtroppo questa partita non ho giocato, adesso ritornerò a farmi vedere questa settimana, farò le visite e tutto quello che mi hanno prescritto di fare. E ci vediamo ragazzuoli nell'ultima giornata di andata. Mi raccomando, se non siete iscritti è importantissimo per me che vi iscriviate, quindi iscrivetevi. Mi raccomando, basta un click per farmi contento, così arrivo al traguardo dei 300.000 iscritti. Lasciate un commento, fatemi sapere come hanno giocato i miei compagni e come sono state le vostre partite. Vi vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Woo!